Signori e signori, benvenuti al Pala Fabiani. Davide Guzzardi e Nicola Dell'Anno vi danno il ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la Serie C Gold Lazio, la quarta giornata di ritorno, 19esima giornata per quanto riguarda questo girone, con protagonista il Metea Formia Basketball che oggi ospita la Simplivis Nova Basket. Una partita importantissima per la squadra di coach Cardinale, che viene da 4 vittorie consecutive e si ritrova al 5° posto in classifica. Andiamo a leggere velocemente quelle che saranno le formazioni, chiaramente non partendo dal quintetto base che ancora non sappiamo. E partiamo proprio con il Formia: Giorgio Di Rocco, Aldo Marziali, Pablo Ariel Rodriguez, Matteo Norbedo, Edu Gonzalez Perez, Della Blanca, Antonio Massaro, Lucio Gattesco, Antonio Cardinale, Silvio De Pippo e Matteo Riccetti. Invece a disposizione di mister Maurizio Pasquinelli della squadra ospite troviamo Riccardo Saccone, Yuri Piccolo, Francesco Ingrilli, Giovanni Coronini, Francesco Argenti, Andrea Martino, Simone Frosecchi, Pier Diedu, Matteo Converso, Francesco Gori. Questa è la squadra che è venuta a fare visita al Metafonia Basket. Il miglior marcatore della squadra ospite è Andrea Martino, sarà lui da tenere sotto stretta, strettissima osservazione. Manca invece quello che è il miglior marcatore della squadra di casa, il giocatore assente Francesco Pio Cota. Squadra che ha cambiato decisamente il ruolino di marcia da quando è arrivato Ciro Cardinale. Sempre il secondo è Carlo Sapia. Quanti per la palla 2. La conquista proprio della forma Norbedo, subito per Rodriguez che ci prova da 3, la palla viene spinta via dal ferro, poi c'è un contatto sotto canestro. Scatto subito un fallo contro il Formia. Deve essere stato del numero 17, a meno di giudicare dai movimenti dell'arbitro. Il tiro da 3 anche per quanto riguarda il numero 9 della Vista Nova, Argenti. Poi sotto canestro viene stoppato proprio Martino, subito dall'altra parte. Martino ci mette le mani per impedire il passaggio a Rodriguez. Entrano i primi 2 punti della gara, sono di Perez che sblocca così il risultato. Risponde subito dall'altra parte Di Giù, mette a segno una tripla. Bella poi l'azione qui del Formia, il canestro quasi quasi facile di Perez, un'ottima transizione quella della squadra di casa, portarlo sotto canestro il numero 17, un gran bell'assist, poi lì ha dovuto semplicemente saltare e metterla dentro come se fosse tutto facile. Qui fischiato fallo a Silvio De Pippo. Non si conclude l'azione offensiva del Visnova. Norbedo per De Pippo. D'altra parte Rodriguez da 3, spazio per prendere la mira. Non riesce però il tiro. Norbedo fa tutto da solo e sono 2 punti. 6-3, un possesso pieno di vantaggio per la squadra di casa che adesso deve difendere. Martino, il tiro di Converso sputato via dal ferro. Norbedo, siamo già dall'altra parte, trova l'appoggio di Perez che si gira, va al tiro, secondo ferro e via dall'altra parte. L'intercetto qui poi di Perez, un passaggio
diretto ad Argenti di Rocco. Norvedo fuori per Rodriguez, ci riprova ancora e questa volta entra. Buona la terza e Rodriguez mette dentro la tripla, 9-3, due possessi pieni di vantaggio per la squadra di casa, mentre avanza Didiu. Martino davanti a Perez, ci va a mettere la mano Rodriguez, mantiene il possesso il numero 10 della squadra ospite che poi cerca di far passare il pallone per Didiu, c'è un tocco con il la gamba, comunque la palla è uscita fuori. La stoppata qui di Perez, facendo un enorme lavoro difensivo Perez, oltre ai 4 punti segnati in questo avvio di gara. Converso per Argenti, cerca e trova lo spazio per tirare, poi al rimbalzo ancora Perez che lotta con Di Giù e la vince. Norvedo fa dietro la schiena, il servizio per De Pippo che ci prova da 3, secondo ferro e al rimbalzo ci arriva Martino che della palla la ottiene Argenti che subito se ne va e ancora una stoppata questa volta di De Pippo, ha alzato il muro il Formia, non passa niente che arrivi sotto canestro almeno in questi primi minuti. Didiu senti ancora a forzare un po' il tiro, qui grandissimo il passaggio per Rodriguez che sotto canestro deve soltanto metterla dentro. Time out Visnova, il metaforma basket vola, siamo 11-3. Già 5 punti per Rodriguez che in assenza di Cota è il miglior marcatore della squadra, lui che è anche il capitano ed è al momento anche il miglior marcatore della partita, sono 5 per lui, 2 per Norvedo, 4 per Perez, si sono fermati ai 3 in apertura di Didiu. Invece gli ospiti, vedremo adesso come Maurizio Pasquinelli tenterà di rianimare i suoi, perché davvero dopo i 3 punti in avvio conseguenti ai 2 di Perez sono più riusciti proprio a trovare il modo di attaccare il ferro, sistematicamente spinti via. Si è ripreso il gioco, la palla chiaramente per la squadra ospite. Avanza Coronini, il capitano, cede il pallone a Didiu. Su Argenti per Martino. Prova la penetrazione, Martino fa la guerra un po' contro tutti. Al rimbalzo dopo il ferro arriva ancora Perez. Di nuovo per Norvedo con questo cross per De Pippo, che non è così vicino al canestro questa volta per poter tirare. Ancora Norvedo. Gioco di gambe del numero 12, la palla arriva dentro poi a Perez, tiro contestato e sbagliato, per cui prova a partire via Argenti, il pallone finisce su un piede di un avversario e quindi palla nuovamente in rimessa per la squadra ospite. Coronini, Didiu, Martino per Argenti che ci prova da 3, ha lo spazio per tirare questa volta, no ma non era Argenti, Argenti è questo che recupera adesso il pallone, si trattava di Coronini, finisce quindi il digiuno con i 2 punti di Francesco Argenti che durava da poco meno di 5 minuti, la palla fuori per Di Rocco e sono 3 per Giorgio Di Rocco. Mantiene le distanze il Formia, 14-5, 9 punti, 3 possessi ancorché pieni di distanza, la stoppata ancora di Perez su Didiu, implacabile questa sera Perez in questo primo quarto, davvero difensivamente non sta passando nulla.
Argenti così infine le maglie, Perez ci mette ancora la mano, Rodriguez per De Pippo che deve scaricarla fuori da Norbedo, ancora Perez, ecco De Pippo, canestro che sotto a metterci la mano, è il numero 24 converso e parte il contropiede che non si finalizza, schiata un'infrazione alla Visnova, cambio di possesso Norbedo, avanza De Pippo per Di Rocco, Perez, lo scarico per Norbedo, gioca bene il forme al tiro di Norbedo, però spizza appena il primo ferro, vedete sbagliata la traiettoria, Martino per Di Giù, ancora Martino, davanti a lui c'è l'altro numero 10, Rodriguez prova, tira, segna con il fallo, c'è il fallo di Rodriguez, il canestro di Martino che andrà in lunetta quindi per il tiro libero supplementare, gli applausi per Di Rocco che va a sedersi al suo posto, entra Antonio Cardinale, i primi due punti del miglior marcatore della Visnova, Andrea Martino, e poi avremo la possibilità, vi daremo anche le cifre. Entra il libero, Norbedo per Rodriguez, fallo proprio per Cardinale, Perez aspetta il movimento dei suoi, poi ce la deve lasciare a Norbedo, va a fare il blocco Perez, Norbedo lo spazio per andare a tirare da tre, primo ferro, ma ancora Perez al rimbalzo, si lotta con Converso, alla meglio questa volta il numero 24, time out chiamato questa volta dal coach del Meta, gioco quindi che si ferma con 3.57 ancora da giocare, possesso palla sarà per la squadra ospite, 14-8 il punteggio, 6 punti sono due possessi pieni per la squadra di casa, non un margine così ampio, però preoccupare più che altro la situazione del Formia è quella dei falli, sono già stati commessi 3 con quasi 4 minuti da giocare ancora, ecco un fallo invece per la Simpli Visnova, deve riprendersi dalla sconfitta subita contro la cestistica Civitavecchia, 75-68 in casa la sconfitta, 10 vittorie, 8 sconfitte fino ad ora per la squadra di Roma, 16 vittorie e 2 sconfitte invece per il Meta, 4 vittorie consecutive, il ruolino di marcia della squadra di Cardinale. Gran bella giocata qui del numero 10 Andrea Martino che si è sbloccato. Rodriguez fuori per De Pippo, Norbedo, Cardinale, ancora Rodriguez fa girare la palla velocemente, Rodriguez si crea lo spazio per andare al tiro e sono due, da un numero 10 ad un altro, Pablo Ariel Rodriguez si carica la squadra sulle spalle, 16-10, tornano a essere due possessi pieni di distanza, Di Diu per il numero 9 Argenti, torna da Martino che ci prova da tre, dolcissima parabola quella di Andrea Martino che va a mettersi direttamente in retina. Contentare intanto Gattesco sul cubo. Norbedo fuori per De Pippo che ha lo spazio per mirare. Palla viene spinta via dal ferro mentre c'è un altro fallo. Penso che sia ancora di Rodriguez. Secondo fallo per lui, quarto di squadra. L'occasione di recuperare palla al rimbalzo il Formia, quindi Visnova con il pallone del pareggio o quantomeno del meno uno, ma no, perché indovinate chi è che ci mette la mano, ancora Perez,
Contropiede dall'altra parte, la palla per Cardinale, l'angolo! Antonio Cardinale, sono 3. 1-9, 1-3 il punteggio. Si trova qui poi in un vicolo cieco, alza le mani Rodriguez e chiude Martino, il cross perfetto per Cardinale, dentro benissimo per Gattesco che intanto è entrato. Stavolta il fallo lo subisce il numero 33. C'è un cambio, esce Didiu. Credo però di essermi perso l'autore del fallo della Visnova. Ha detto per Gattesco. Norbedova al tiro da 3! E sono 3, anche per lui si è aperta la gara di tiri da 3. Matteo Norbedo si iscrive al party, 5 punti per lui, 22-13. Mentre c'è un fallo del numero 24. Lotta di Converso. Sofa l'ho visto. Palla per Gattesco, fuori per Rodriguez, Di Rocco. C'è ancora qui un fallo. Questa volta di Martino. Fallo su Rodriguez. Recupera palla però proprio il numero 10 ospite, seconda azione d'attacco sprecata malamente dal Formia. Martino non ha lo spazio per tirare, lascia da Argenti che prova ad andare dentro, bello lo scarico per il numero 24 Converso, però litiga con ferro e tabellone, recupera palla il Formia, messa subito nell'angolo per Rodriguez, dentro Gattesco proprio contro Converso, poi spara una mina nelle mani di Perez e non riesce a tenerla. 1-10 ancora da giocare, la rimessa è per la Visnova. Esce poi Rodriguez per fare spazio ad Aldo Marziali per quest'ultimo minuto di 10. Argenti dentro per Coronini e lascia bene a Francesco Gori, 2 punti per lui. E ci prova e la mette da 3, Cardinale solo da 3, secondo canestro per lui, seconda tripla. Che grande accelerata e frenata del numero 10 ospite, e il fallo qui è proprio di Antonio Cardinale, giunge quota la quota dei falli, forse andare in lunetta Francesco Gori. Esce Perez e rientra Rodriguez. Fallo per il Formia. Gori mette il primo. Ed entra anche il secondo. Di Rocco. Deve essere l'ultimo possesso per il Formia, vediamo se sfrutterà tutto il cronometro. Di Rocco, palla per dentro per Gattesco che la perde,
buon lavoro di Colonini, adesso si può sfruttare tutto il cronometro fino alla fine dell'ultimo possesso di questo primo quarto. Il Vis Nova, Colonini avanza la palla dentro per Martino che prova il gancio da sotto, non entra, c'è contatto tra Gattesco e Gori. Capito, è semplice rimessa. E con l'ultimo tentativo di Yuri Piccolo che esce fuori dalla traiettoria del ferro, si chiude il primo quarto 25 a 17 per il Metafora Basket. Pronti per i secondi 10 minuti di partita, 25-17 il punteggio in favore della squadra di casa che adesso gestisce il primo possesso di questo secondo quarto. Di Rocco riceve da Morbedo, si butta dentro il numero 12 per poi uscire dall'altra parte, libera lo spazio al tiro per Di Rocco, poi al rimbalzo non la vince Gattesco, la vincono i giocatori della Vis Nova che ripartono dall'altra parte, il pallone per Gori, l'appoggio al tabellone sotto canestro, poi la va a prendere il numero 10. Ancora Gori, alla fine Gattesco strappa via il pallone dalle mani degli avversari, avanza Cardinale. Dentro ancora per Gattesco, fuori per Di Rocco, gira bene il pallone per Rodriguez da tre. Buon tiro, buona scelta, sbagliata semplicemente la conclusione, ci pensa però Cardinale. E ancora da tre. Punti numero 7, 8 e 9 della sua partita. Indovinate come, tutte triple. 28 a 17, si porta più 11. Ci pensa poi Martino tra i due punti per accorciare le distanze. Gattesco, Rodriguez per Norbedo, scappa via, prova a servire Gattesco, il pallone rimbalza e finisce fuori. Di Rocco serve Gattesco, si va di nuovo per le mani di Cardinale che quasi ci pensa alla quarta tripla di fila. Ecco, c'è il fallo di Gattesco su Gori. Due tiri liberi per il numero 32. Entra il primo. Ed entra anche il secondo. Quattro punti consecutivi per la Vis Nova. Norbedo dall'altra parte. Alza questo pallone che non entra. Siamo dall'altra parte, Coronini fa tutto da solo, gran bel canestro questo di Coronini, diventano 6 punti consecutivi. Subito Perez pronto allora a rientrare, lo vedo per Cardinale. Gattesco qui però perde un altro pallone, Gattesco, Argenti, palleggio, arresto, tiro in appoggio al tabellone. Fate pure 8 punti consecutivi. Si è rifatta prepotentemente sotto la squadra ospite, 28 a 25. Cardinale per Norbedo. Contrasto non molto delicato quello con Argenti. Norbedo poi per Cardinale, finta il tiro, deve entrare nella zona dei due punti, sbaglia poi la conclusione. Argenti da tre, secondo ferro, al rimbalzo ce ne va Cardinale. Norbedo chiama palla, chiama uno schema.
blocco di Rodriguez poco efficace, l'arbitro rischia di perdere il pallone e poi lo ritrova, la palla consegnata nelle mani di Cardinale, l'arbitro ferma tutto, fallo del numero 5 per il Iuri Piccolo, e rientra Rodriguez e rientra anche De Pippo. Fedele Cardinale, importantissimo il supporto con le triple. Serve troppo il lavoro, soprattutto difensivo, di Edu Perez. De Pippo lancia il pallone fuori. Sta difendendo benissimo a Visnova in questo avvio di secondo quarto. Si è riportata a contatto, un possesso di distanza, ancorché pieno. Avanza Ingrilli, ora per Coronini. Il capitano cerca e trova uno scarico su Iuri Piccolo, che segna i punti del meno 1 e time out per Cardinale. Deve fermare assolutamente il gioco il mister del Meta, perché erano 11 punti di distacco a un certo punto all'inizio del secondo quarto. Adesso siamo a meno 1. La partita con i due volti, il forme a volte addirittura ingiocabile. Tante stoppate nel primo quarto hanno reso praticamente impossibile arrivare ad appoggiare al ferro i giocatori della Visnova. Invece in questo secondo quarto complice anche l'assenza magari di Perez, che è stato sicuramente il più attivo da questo, in questo fondamentale. La squadra ospite si è rifatta tutta, adesso c'è solo un punto di distanza tra le due squadre. Didiu, Ingrilli, Gori, Piccolo e Coronini da una parte, Perez, De Pippo, Norbedo, Rodriguez e Di Rocco dall'altra. Ci va a mettere la mano Ingrilli, proprio nell'intensità che è cambiata la partita della Visnova in questo secondo quarto. Qui va a contestare dietro la rimessa, va a sporcare la ricezione di Di Rocco. Qui si vanno a consultare gli arbitri, tutto è sembrato abbastanza chiaro. Norbedo, Di Rocco gli propone un'alternativa, intanto il movimento di De Pippo ad allargarsi sulla destra. Norbedo trova Rodriguez che si perde il pallone, peccato perché aveva costruito tutto bene qui il Formia. Tutti i movimenti giusti, palla per Piccolo che va a volare, ancora l'opposizione al canestro. Funziona questa volta, Norbedo va da solo, trova il contatto, va da tiro e mette dentro due punti. E Andrea Novetta per il tiro libero supplementare ritrova vita su questo slancio di Norbedo il Formia. Bisogno assolutamente della vitalità e della fantasia il suo numero 12. Ed entra il libero della piccola del Formia. Bello il lavoro qui della squadra ospite per mandare al tiro di giù. Poi viene concessa la rimessa alla Visnova, qualche protesta da parte del pubblico, magari vogliono un fallo sul contatto con Norbedo o un tocco di piede,
questo protestare De Pippo. Piccola palla dentro per Coronini, fuori per il tiro e la tripla di Ingrilli. I cambi per la Vis Nova. Devo sedere Gori, la palla per Didiu, ancora per Piccolo, di nuovo su Ingrilli, la sterzata e cambio di direzione, riesce poi a servire Piccolo, la palla di sfuggi ma arriva comunque a Converso, può entrare, senza l'arbitro di Rocco, la penetrazione di Coronini, e il cambio pronto ad entrare Francesco Argenti, va a sedersi il capitano Giovanni Coronini, la palla è ancora e la squadra ospite senza prolungata in attacco del Formia, può pesare soprattutto da un punto di vista psicologico. Eccolo subito Argenti che ci prova da tre, al rimbalzo alla fine la vince Perez dopo il tocco di Rodriguez, avanza Perez, Norbedo, anche lui però si perde il pallone, questa è proprio una questione psicologica quella del Formia, sono proprio disattenti sui possessi. De Pippo intanto appoggia al tabellone, ne mette due ed è quello l'importante, torna ad un possesso pieno di vantaggio il Formia, 33-30 quando mancano 4 minuti e 45 secondi alla fine del secondo quarto, avanza il numero 7 Ingrilli, indietro per Piccolo che non completa la penetrazione, lo scarico era per Conversano, ci ha messo una pezza Perez. Adesso va al tiro dalla media distanza, poi sul rimbalzo di De Pippo arriva il fallo proprio di De Pippo. Quindi cambio di possesso, qualche protesta anche da parte della panchina e Formia con il Cardinale che e il suo secondo Carlo Sapia. Tocco di Pippo, continua però l'azione della Vissinova, con questa una rimessa Martino. Cinque secondi per chiudere l'azione, la Vis Nova. Didiu. Trova Argenti, si gira, 4, 3, 2, il tiro di Martino altissimo, prende praticamente una traversa, la parte alta del tabellone. Norbedo dall'altra parte, De Pippo, Rodriguez. C'è l'infrazione del numero 10. Avvistata dall'arbitro che sta indispettendo il pubblico del qui presente al Pala Fabiani. Ingrilli, Norbedo, palle per Argenti, su Argenti c'è il numero 35 Cardinale, la palla per Didiu che litiga prima con il ferro, poi entra, sono due punti, ancora meno uno. Perde ancora però pallone malamente il Formia dall'altra parte, l'articolo, la stoppata di Perez,
quanto è mancato Perez. Qui annulla Martino, che stava volando ad appoggiare, un pallone facile. Se non fosse che c'era da quelle parti il numero 17. Grilli fuori per Didiu da 3, questa volta il pallone non riceve la benedizione dal ferro. Perez al rimbalzo, si affida alle mani di Cardinale che corre subito veloce dall'altra parte. Di Rocco, Norbedo riesce a deludere Argenti, che però gli resta incollato il tiro corto di Norbedo. Argenti si rinnova il duello con il numero 12, questa volta dall'altra parte, una palla rubata fantastica di Norbedo. Di Rocco per Cardinale, che può andare al tiro, ci va dopo aver preso spazio col contatto. Antonio Cardinale, due punti di vitale importanza per il Formia, che si rimette a un possesso di distanza, 35 a 32. La palla scaricata fuori per Argenti, secondo ferro, e Rodriguez al rimbalzo. 2:15 sul cronometro, 35 Formia, 32 Visnova. Di Rocco, Cardinale, il blocco di Rodriguez, Cardinale però non può avanzare, scarica su Di Rocco, si crea lo spazio per il tiro, senza ritmo, senza coscienza, Giorgio Di Rocco. 37 a 32, torna a mettere il naso avanti la squadra di casa. Qui gran palla recuperata di Cardinale, che può andare da solo ad appoggiare tranquillamente al ferro, e fate pure 39 a 32. Strappo importante dopo un momento di enorme difficoltà del Formia. Martino, una fucilata nelle mani di Converso, che riesce a prendere comunque il pallone per servire Martino, che segna e subisce il fallo. Vediamo se riuscirà a convertire il tiro libero. Pronta a rientrare intanto Gori per la squadra ospite. Martino non riesce a convertire il gioco da tre punti. Sempre due possessi di distanza tra le squadre. Di Rocco per Cardinale, è stato rischiato un fallo qui. A Perez, abbastanza incredulo, sia lui che la panchina. Il fallo di Perez, comunque palla alla squadra ospite. In Grilli, Norbedo lo insegue, in Grilli va fino in fondo, gli sporcano il tiro, non riesce ad appoggiarla. Formia che recupera il pallone, ha ritrovato quell'intensità difensiva. E qui la tripla di Norbedo esce non di pochissimo. In Grilli, Gori, ancora in Grilli per Martino, trova la linea di fondo e trova due punti. Andrea Martino, anima e cuore di questa squadra. Qui funziona il blocco di Perez per Norbedo, che però si trova davanti in Grilli. Rodriguez, Di Rocco ancora per Perez, contestato però e subisce il fallo da parte proprio di Martino. Secondo fallo per il numero 10, la Visnova.
risultato. Intanto Massaro che serve Perez, De Pippo, Rodriguez, sfida Martino, una sfida dal numero 10, poi lascia Norbedo, c'è il cambio, Martino, Norbedo prova ad entrare, arresto, il tiro corto allo scadere dei 24, Gori per Martino, gli ultimi due secondi di questo secondo quarto, non controlla Argenti e per l'ultimo secondo vediamo cosa si inventa il Formia in quest'ultimo secondo. Ed esce Norbedo per Cardinale, ovviamente tenterà la preghiera proprio il numero 35, Massaro per Cardinale che non riesce però a girarsi e andare al tiro, che tra le altre cose si è andato a impennare sbattendo contro l'intelaiatura del soffitto. Finisce il primo tempo 39-36, il punteggio Formia che ha rischiato tantissimo, ha ritrovato le forze per rimettere il naso avanti alla fine del secondo quarto. Ci vediamo qui per la seconda parte di gara, dal terzo e il quarto quarto. E siamo di nuovo qui, siamo pronti dal Palla Fabiani per assistere alla seconda metà di gara, il terzo e il quarto quarto della sfida tra Metaformia Basketball e la Simply Visnova Basket. Una partita dai due volti, il Formia quando gioca, gioca bene, l'abbiamo ampiamente visto, soprattutto in difesa. Aveva anche 11 punti di vantaggio, vantaggio drasticamente ridotto a un punto, a tre punti, due punti sì, a seconda dei casi. La Visnova ha segnato ben 6 punti in più del Formia nel secondo quarto. Va al tap-in Norbedo, ha dormito la difesa ospite, Norbedo si è infilato, andò a raccogliere questo rimbalzo, due punti facili facili, apre lui le marcature di questo terzo quarto. Blocco per Argenti che non lo sfrutta, si fa servire il capitano Colonini, recupera palla però il Formia dall'altra parte, Norbedo per Cardinale, ricezione alta di Perez che scarica fuori ancora per Norbedo, primo ferro e rimbalzo di Martino, c'è il fallo poi di Perez chiamato dall'arbitro, si dispera Perez, il terzo fallo per lui. Fare attenzione perché veramente i suoi interventi difensivi sono rivelati sempre, sempre fondamentali nel corso della gara. DGU da 3, importantissimi punti messi da DGU che ritengono incollata la Visnova al Formia, due punti di distanza. Siamo poco di Diuma, sono sempre stati punti importantissimi. Sbaglia l'attacco, la squadra di casa dall'altra parte, subito bel passaggio sotto canestro proprio per di più da parte di Argenti, per Riva il contatto sul numero 23 da parte di Cardinale, secondo fallo per lui. Soprattutto tiri liberi per di più, possibilità di andare in parità per la squadra ospite, deve essere stata sotto praticamente per tutta la partita fino ad ora, praticamente, cioè effettivamente per tutta la partita. Rodriguez prova a cercare spiegazioni all'arbitro, nel frattempo di Diu mette il primo libero
numero 9 della sua gara. Vediamo se arriva il decimo, sì. Soprattutto c'è parità a quota 41. 8 minuti per chiudere il terzo quarto. Norbero si impiccia col pallone, tocca il piede, cambio di possesso, messo sotto pressione da Coronini, che va a beccarsi i complimenti di Martino. Sono questi momenti in cui la forma sembra staccare proprio la spina di Diu. Palleggio, arresto e tiro, due punti da Salendo in cattedra, il numero 23. Settimo punto in un amen. Questa volta il fallo è del capitano della Visnova. Secondo fallo anche per lui. Messa affidata di Rocco, deve aggiustare la posizione. C'è il cambio, pronto tra De Pippo per Cardinale. Solo due punti di De Pippo in questa partita. Arrivati nel secondo quarto, Rodriguez sfida Martino, prova poi a cercare a trovare Di Rocco, trova Gattesco dopo la deviazione, Di Rocco servito proprio da lui, De Pippo di nuovo per Rodriguez, stessa giocata dall'altra parte, recupera palla la Visnova che era per la prima volta in vantaggio in questa partita. Di Diu qui anche fortunato nel rimbalzo, si era anche impegnato per tenere il pallone in campo, forse non sapeva nemmeno di aver tenuto lui il possesso di palla. Intanto time out per Cardinale, deve fermare nuovamente il gioco l'allenatore del Formia, che si trova per la prima volta sotto, 4-3-4-1 in favore della Vis. Salito in cattedra Pierre Di Diu. Sette punti in questo terzo quarto, erano 5 nei primi due. 12 punti il giocatore con la maglia numero 23. Si è messo quindi subito dietro ad Andrea Martino, che di punti ne ha fatti 14. Il miglior marcatore fino a questo momento del meta è Antonio Cardinale con 12, seguito a quota 8 da Matteo Norbedo. Un po' polveri bagnate Paolo Rodriguez, sembrano pochi i suoi 7 punti, addirittura 0 nel secondo quarto, nel difficile secondo quarto del Formia, che sta confermando difficile anche questo terzo. Argenti, palla per Coronini, spallate con Di Rocco, poi serve il pallone, arriva Di Diu. La spinta, cioè il fallo di Martino, travolge De Pippo, sale a quota 3 falli il capitano della squadra ospite, no, scusate, il miglior marcatore della squadra ospite. Entra Yuri Piccolo proprio al posto di Andrea Martino. È importante per il Formia aver ritrovato il possesso del pallone e cercare di mettersi almeno in parità. Cattesco per Rodriguez, Di Rocco, Norbedo, palla che gira lungo tutto l'arco. Norbedo poi prova la penetrazione, l'arresto, la palla fuori per De Pippo che non riesce ad andare al tiro, ci prova adesso e c'è il contatto, il fallo da parte di Converso, mentre entra Cardinale al posto di Rocco. Questa è la paletta numero 2 a 3 giudici, quindi secondo fallo anche per Converso. Uno dei rari casi in cui ci troviamo io e la direzione di gara. Livello unità di Pippo, entra il primo, importantissimi liberi in questo momento, dire fondamentali. Pallone pesantissimo, infatti il
Ferro sporca la seconda conclusione, Forme che resta a meno uno, si butta dentro cercando un fallo che non trova Cronini, però invece la palla che finisce oltre i bordi del campo, quindi possesso per il Formia, si asciuga il parquet. Chiamando schemi di Pippo e Norbedo, diretti verso Cardinale, Gattesco, ora Cardinale, Norbedo, Cardinale in questo momento largo a destra, Norbedo, nel pugno, la chiamata che viene anche alla panchina, arriva il blocco di Gattesco per Norbedo, c'è il fallo credo del numero 24, sì, è arrivato il fallo su Norbedo, terzo fallo per Matteo Converso che esce per fare spazio a Simone Frosecchi, come capite per la prima volta in campo in questa gara. Attenzione perché il prossimo fallo si viene in lunetta per il Formia. De Pippo, Rodriguez, pallacanestro, è trovato davanti di Diuri, esce a trovare fuori Cardinale che tira da lontanissimo, primo ferro, al rimbalzo la vince Piccolo. Prova proprio Frosecchi che mette subito due punti. Ingresso di campo positivo per Simone Frosecchi, almeno sul primo pallone toccato, 45 a 42. Che si raggiunge il punteggio, intanto la palla fuori per De Pippo, primo ferro, non riesco a entrare le triple, di più è stato da Rodriguez, si fa dal capitano che prende addirittura il tabellone, Coronini veramente sbagliato il tiro, Cardinale all'indietro per Norbedo, c'è un possesso pieno tra le due squadre. Questo motiva anche la ricerca magari del gioco da tre per il Formia. Norbedo, ancora il ferro, Rodriguez poi la rimette dentro, Cardinale va a fare la guerra con una schizza delle mani di Colonini, Argenti, palleggio, arresto, tiro sbagliato per evitare di andare al contrasto sotto canestro, si dispera mister Pasquinelli. Sbaglia però qui la gestione del pallone, il Formia se la cava con fatica, la Visnova dall'altra parte, di uno riesce ad agganciare se non in due tempi. Argenti, momento confuso della gara, trova un varco il numero 8 Coronini, non riesce più ad andare, subisce il fallo Norbedo e questa volta andrà in lunetta. Fallo per Coronini, il suo terzo fallo. Tra le altre cose, al tiro quando Orbedo entra il primo. Abbiamo detto che serviva un gioco da tre punti, vediamo intanto se ne arriva un secondo. E arriva! Tutto, la cosa più importante per il Formia è mantenere il possesso del pallone dopo questa azione, perché può tentare con questo possesso di riacciuffare il vantaggio. Norbedo qui a parlare con il suo coach. Prima di andare a sedersi in panchina, Di Rocco, Cardinale, Rodriguez, sposta Di Rocco, Rodriguez va al tiro da tre, dal niente Pablo Ariel Rodriguez, servivano i sei punti e sono finalmente arrivati. Tocca la doppia cifra, arriva a quota 10, ma soprattutto rimette in alto avanti il Formia con Argenti che si trascina il pallone fuori.
47 a 45 tornano avanti i padroni di casa con 4.04 sul cronometro. Rientra in campo Martino, va a sedersi Argenti. Rodriguez, Di Rocco, Gattesco, De Pippo e Cardinale per il Formia. In grilli Martino, Di Diu, Piccolo e Frosecchi per la squadra ospite. Qui il palleggio sul piede, Rodriguez la manda sui piedi di Frosecchi. 14 secondi per chiudere l'azione d'attacco. Movimento di Rocco, Rodriguez preferisce andare da De Pippo. Ancora Rodriguez, davanti c'è Di Diu e fa un movimento pazzesco, ma Rodriguez! Mano bollente del capitano del Formia in questo momento. Due triple in un hammer, praticamente senza ritmo, da fermo. E qui c'è una chiamata, il fallo di Di Rocco. Disperato il tecnico del Formia. Terzo fallo per Di Rocco. Martino. Bella la sua Veronica e poi due punti. 49 a 47. De Pippo. Finta, lo scarico fuori per Di Rocco. Cardinale ha tutto il tempo per prendere la mira, il ferro gli sputa via la conclusione, era un ottimo tiro preso però dal numero 35. Aggiusta il piede Martino per tentare anche lui da tre, il primo ferro gli sputa fuori la conclusione. Rodriguez per De Pippo. Di Rocco, De Pippo da fuori, la tripla di Silvio De Pippo, che ha fatto solo tre punti fino ad ora, ne mette adesso altri tre. Cardinale che aizza la folla, 52 a 47, prova in extremis in grilli, la palla non entra, Di Rocco gestisce il pallone con calma, 2 minuti e 5 secondi, ho aspettato apposta per poterlo dire. Alla fine di questo terzo quarto, Formia avanti. Il tiro cortissimo di De Pippo, ma il rimbalzo è sveglissimo Cardinale. Due punti col recupero del rimbalzo, time out per coach Pasquinelli. Formia avanti 54 a 47 con 1.52 da giocare. Si è svegliato il Formia. Ce n'era assolutamente bisogno di ritrovare quell'intensità del primo quarto dopo un secondo quarto che possiamo definire disastroso da questo punto di vista. Si sta riprendendo con gli interessi la squadra di casa. 7 punti di vantaggio che non sono nulla, e l'abbiamo visto ampiamente fino ad ora in questa partita, e non ne sono bastati 11 per stare tranquilli, ma Formia sembra aver rimesso la testa in campo. Questa è la cosa più importante, nell'intensità difensiva ma soprattutto nella generosità in attacco per andare al rimbalzo come in questa occasione. Per la seconda volta presa praticamente di sorpresa sul rimbalzo la squadra ospite. Il primo episodio è arrivato proprio all'inizio di terzo quarto con Norvedo, poi Cardinale si è infilato tra le maglie blu, recuperato il pallone e l'ha messo in sacca. Yuri Piccolo mette il pallone nelle mani di Francesco Ingrilli, di lui Di Rocco. Piccolo seguito da Cardinale. Rodriguez deve faticare, accetta poi il cambio con De Pippo, Di Diu. Bellissimo Martino, e qui va a mettere due punti, subisce il fallo, ma questa azione è fantastica.
fantastica del numero 10 ospite. Quarto fallo. Dovrebbe essere di ben capito, forse di Rocco che va a sedersi. Quando è andato a fare due punti, adesso va in lunetta per il libero supplementare il numero 10 ospite sotto i fischi del Palafabbiani che non lo intimoriscono. Sono tre punti, altri tre per Andrea Martino. Meno 4 per la Vis Norbedo. De Pippo. Rodriguez trova benissimo Cardinale che poi si incaponisce nel cercare un assist. Poteva andare al tiro. De Pippo la rimette nelle mani di Cardinale. No, perché Martino scippa tutto. Attenzione a non staccare la testa alla partita. Sono arrivati altri due punti qui. Norbedo. Pallone schizza, arriva nelle mani di Diu, lo recupera Cardinale, fuori per Norbedo che ci prova da tre, ancora il ferro che sputa via la conclusione. Un possesso di distanza tra le due squadre, 54-52, Martino dall'altra parte, lo prende De Pippo, scarico per Gori. La giocata poi di Ingrilli, palla che sorvola letteralmente il canestro da parte a parte. Ci siamo dall'altra parte con De Pippo che mette il pallone tra le mani di Rodriguez. Cardinale, Norbedo. Ultimo possesso presumibilmente per il Formia. Sarà una discrepanza di 4 secondi tra i due cronometri. Cardinale! Con la vista che poi non riesce a sfruttare i secondi mancanti, resta avanti il Formia dopo essere finito sotto. Resta avanti di 4 punti, 56 a 52 in questo terzo quarto. Ultimo capitolo di questa gara, quarto quarto, Formia avanti 56 a 52. Termine di un terzo quarto davvero da fibrillazione, che parte il quarto con i due punti di Gattesco che ancora non era entrato a referto in questa partita, si iscrive quindi alla gara anche lui. Due possessi pieni adesso di vantaggio per i padroni di casa. Gori con qualche difficoltà riesce a mantenere il possesso del pallone, deve aggirare Rodriguez, qui viene fischiato un fallo. Rodriguez era praticamente fermo, le braccia alte. Terzo fallo di Rodriguez. Martino. Norbedo, Rodriguez ci prova da tre, salta il ferro, gli sporca la conclusione, poi finisce fuori. Ingrilli per Didiu. Fallo stavolta al numero 32 Gori. Norbedo. Gattesco, qualche difficoltà, riesce a far arrivare il pallone comunque a Rodriguez. Rodriguez sulla linea di fondo,
campo da 15 Rodriguez. Punto per diventare il miglior marcatore della squadra in questa gara. Finisce al tappeto Rodriguez in uno scontro con Gori. Finisce letteralmente al tappeto Rodriguez in uno scontro con Gori. Il pubblico protesta, ma protesta anche la panchina della Vis. Protesta da parte del tecnico della Vis. Devo raggiungere Titti. Dopo sesso per il Formia riparte finalmente la gara. De Pippo, la sterzata, la palla poi tra le mani di Norbedo. Quella De Pippo. Dall'altra parte di nuovo per Norbedo. Rodriguez non ha lo spazio per andare al tiro. Serve De Pippo. Stanno provando a liberare i tiratori. Gattesco si alza, poi al tabellone troppo forte, non riesce poi De Pippo a prendere il rimbalzo. Martino facile per Didiu, sono due, altri due per Pier Didiu. Rodriguez, Gattesco, Norbedo. Tiro di Norbedo, c'è il fallo di Perez poi sul numero 23 della squadra ospite. Puntare cardinale al posto di chi? Se proprio al posto di Perez, quarto fallo per lui, infatti esce il numero 17. Allora attenzione perché il Formia da me almeno un paio di giocatori è arrivato a 4 falli. Didiu per Gori, la palla nell'angolo per Didiu, entra la tripla. Attenzione perché torna quindi a meno 1 da Visnova. Scatenato di Didiu in tutto questo secondo tempo, dal terzo quarto e da come è iniziato questo quarto. Cardinale si arrampica e va a mettere altri due punti per la sua partita dalla quota 18. E raggiunge proprio Didiu. E qui va ad intercettare il passaggio. E si viene al 2 contro 1, l'errore clamoroso proprio di Cardinale, che si dispera. Sono andati entrambi più velocemente del pallone. Peccato, un'occasione importantissima persa per mettere altri due punti davanti. Martino per Colonini, si va ad Argenti. Il fallo di Cardinale. Tra un numero 3 per lui. Quindi comunque spesi bene, a mio parere, quelli di Cardinale. Il tiro di Argenti. Eta, dovrebbero essere solo due. Torna quindi a meno 1. Avisnova. Prova Rodriguez ed entra. Gioca praticamente punto a punto qui. 65-61. Primo ferro sul tiro di Argenti. La palla poi è per il Formia, l'ultimo a toccare sarò di Didiu.
Due possessi di vantaggio per il Formia, che deve sicuramente fare la massima attenzione se non vuole vedersi lasciare scappare questa partita. Rodriguez, De Pippo, Cardinale all'altra parte, tutto solo, preferisce girarsi e provare Gattisco. Divisione sbagliata, De Più a coprirgli la possibilità di tagliare da tre, si crea per lo spazio Martino, l'appoggio al tabellone e Norbedo a recuperare il pallone dopo uno scontro tra due compagni. Di questa attenzione parlavamo, messa per il Formia nel duello che sta durando da tutta la gara tra i due numeri 10. Secondi per chiudere l'azione. Rodriguez, il blocco di Gattesco, Rodriguez non riesce a servirlo, la rimessa è per la Vis. Questa divisione sorprende un po', lo ha chiaro il tocco, o meglio non mi sembrava di vedere poi un tocco di un giocatore del Formia dopo quello del giocatore della Vis. Argenti può tirare, serve di più, anche a lui una mezza idea che non diventa intera. Martino, c'è quindi il fallo di Rodriguez. Rimbalzo, lotta di Pippo, la recupera Gattesco, la mette nelle mani di Norbedo che può avanzare. Norbedo per Rodriguez che ha il tempo di mirare, secondo ferro, palla messa fuori, Norbedo, un fulmine quello della difesa della Vis, recupera palla Gattesco, Norbedo per De Pippo che si perde il pallone, brutta palla persa qui. Formia che ha raggiunto il bonus dei falli, quindi da ogni fallo può costare dei tiri liberi. È rientrato Perez per questo finale, palla per il Formia, l'ultimo a toccare è stato Martino. 3:48 da giocare, 6-5 Formia, 6-1 Vis. Sempre 4 punti tra le due squadre, 2 possessi di distanza. Norbedo, palla per Perez, si scappa il pallone da mano. Attenzione al contropiede di Argenti che vola autocanestro. La palla non entra, ma viene fischiato il fallo. Si arrabbia Rodriguez. Ha fischiato il fallo però. E invece no, c'è una rischiata infrazione a canestro, infrazione a canestro, sì, quindi 6-5-6-3, sono 2 punti di distanza adesso. Lo stupore da parte di Perez e di Rodriguez, stanno difendendo in quell'azione. Di Rocco, propone per il blocco Rodriguez, Perez va a fare la guerra, prende il primo ferro e possesso per la Vis che ha il pallone del possibile nuovo vantaggio. Argenti prova a disorientare con le sue finte, Cardinale non ci riesce ma trova 2 punti, siamo pari a quota 65.
De Pippo per Cardinale che chiede calma. Di Rocco, la fucilata per Rodriguez, non vale qui il canestro ma c'è il fallo da parte di Martino, tentano il rebedo al posto di De Pippo. Bonus anche per la Vis, il limite dei falli di Rocco per Cardinale da tre! Antonio Cardinale, la tripla di fondamentale importanza per mettere un possesso pieno di distanza tra le due squadre, voluto per ridare morale a un Formia che si è visto nuovamente rimontare. E ne mette tre anche lui, una guerra tra specialisti questa, pari a quota 68. Norbedo per Cardinale, Perez, la palla presa da Gori, Norbedo la va a prendere prima che esca Di Rocco. Perez, c'è il la chiamata dell'arbitro però per un'infrazione da parte del Formia. Nuovamente con il pallone del possibile vantaggio Davis, Martino, il contrasto con Perez, c'è l'infrazione da parte di Martino ed esplode il pala Fabiani. Io per un momento mi sono tolto la cuffia, mi sono reso conto del volume del tifo quel pala Fabiani. La possibilità di tornare avanti quindi per il Formia, Perez, Norbedo, 9 secondi, 8, 7, la perde palla in maniera banale però la squadra di casa, Argenti per Martino e la stoppata di Perez, però ancora Martino in possesso, Gori, Coronini ancora per Gori che gira attorno a Rodriguez, poi cerca uno scarico fuori ma trova le mani di Norbedo. Ultimi 45 secondi della partita, Cardinale per Norbedo, Formia che quindi potrebbe avere ancora un possesso dopo questo. Va, si fa tutto il campo Cardinale, il ferro però disputa la conclusione, attenzione perché ultimo possesso della gara, a meno che non ci sia poi l'overtime. Vediamo la Visnova come orchestra questa ultima azione della partita. Cronini, il palleggio, arresto e tiro! Ed entrano i tre punti, ed entrano i punti di Coronini, time out subito per il Formia. 70 a 68. Pareggio, arresto e tiro con 3 secondi sul cronometro per Giovanni Coronini. Il capitano si è preso l'ultimo pallone, un'enorme responsabilità, è stato premiato però il suo gioco, il suo coraggio. Adesso vediamo se il Formia in questi 3 secondi riuscirà a rimettersi almeno in parità per non terminare questa striscia di 4 vittorie consecutive. La scelta della Vis sarà anche fondamentale, se rischiare di prendere magari un tiro da tre o cercare di commettere fallo per mandare in unità gli avversari, sperare magari in un errore nei liberi. Cerchiamo quindi di capire la scelta
continuo l'indicazione di Diu per le marcature. Vediamo veramente cosa deciderà di fare la squadra, invece scelgono di lasciare il tiro, l'errore, poi prova un palleggio da dietro Rodriguez, ma finisce qui 70-68 la vittoria della Vis Nova Basket, sotto praticamente per tutta la partita, eccetto in un unico momento, alla fine la spunta proprio nel finale. Una beffa vera e propria questa per il Metaformia, che ha mostrato di essere sicuramente una squadra che quando corre, corre, ed è difficilissima da prendere. Qualcosa è andato storto, sarà compito di Ciro Cardinale e di Carlo Sapias capire cosa è andato storto. Per quanto riguarda però la nostra cronaca, noi vi possiamo salutare qui da Nicola Dell'Anno e Davide Gustardi, un saluto, restate con noi per le interviste del post partita e per tutti gli appuntamenti sempre qui su Telegolfo. Eccoci qui con due dei protagonisti di questa gara, sono Gattesco e Cardinale, siamo arrivati alla fine di una partita che il Formia ha praticamente condotto fino agli ultimi tre secondi di gara. Ci sono stati dei momenti in cui la squadra è sembrata assoluta padrona del campo, invece dei momenti in cui ci sono stati dei blackout che hanno consentito il rientro in partita degli ospiti. Cominciamo da te, cosa è andato storto fino proprio a quei tre secondi finali? Ma prima di tutto penso che sia stato un gesto tecnico di Coronini importante, perché un arresto e tiro di responsabilità a tre secondi lo devi saper mettere. Abbiamo sbagliato delle cose in difesa su alcuni pick and roll loro, che poi non andavamo a aiutare sul lato debole e quindi segnavano facile. Qualche tiro nostro sbagliato un po' da polli in attacco, qualche palla persa di troppo, si poteva far meglio. Diciamo che nel momento in cui eravamo più 5, più 8 magari, se avessimo allungato sul più 10 o più 12 forse poteva andare diversamente. Se invece veniamo a te, cosa? La prossima volta mi porto uno sgabellino. Non è la prima volta che ci troviamo a commentare comunque il fatto che la squadra, nonostante tutto, abbia dei momenti di vuoto durante la partita. Nonostante questo, prima di questa partita avevate una striscia di 4 vittorie consecutive, che vuol dire che riuscite, grazie alla vostra qualità, a far fronte magari a questi momenti di poca lucidità. Quali sono i metodi per cercare di eliminare questo piccolo difetto? Buonasera a tutti. Sì, secondo me questa sera abbiamo fatto troppi piccoli errori, un errorino di qua, un errorino di là, un rimbalzo non preso, un tagliafuori non fatto, un secondo tiro loro, e purtroppo si incappano in queste brutte situazioni. Partita, sì, come ha detto il mio compagno, più 8, più 5, non siamo riusciti ad andare più 12, più 13, più 14. Purtroppo, come ho detto prima, errore su errore, si incappano in queste brutte situazioni. Bisogna lavorare, siamo un po' acciaccati, non ci sta Francesco, che è una parte molto molto grossa della nostra squadra. Si lavora, si riparte da martedì, si lavora sui tiratori, sul prendere posizione, cerchiamo di fare bene tutte le piccole cose, riguardando il video dove abbiamo sbagliato e cercando di fare meglio la prossima partita. Siete comunque nella parte alta della classifica, abbiamo detto prima di oggi avevate una striscia di 4 vittorie consecutive, può entrarci qualcosa il cambio di guida tecnica? Cosa è cambiato con il cambio di allenatore? Ma diciamo che ci è arrivata una motivazione più forte, come si è visto, 4 partite di fila vinte. Diciamo che la società pure ci ha detto: ragazzi, bisogna ingranare. E da come si è visto pure nel risultato, abbiamo ingranato, abbiamo cercato di ingranare.
quattro partite vinte una dietro l'altra, è un buonissimo risultato. Potevamo fare la quinta, peccato, molto. Dovevamo portare a casa pure questa, però come ho detto ripartiamo da martedì e vediamo di pensare già alla prossima partita. Proprio la prossima partita chiudiamo con te, quali sono gli elementi buoni da prendere per motivarsi nella prossima partita contro la Smith e a mio modesto parere, modestissimo parere, quando avete messo in campo la giusta intensità, siete arrivati praticamente quasi sempre prima sui rimbalzi in attacco e in difesa, a volte addirittura sorprendendo la difesa avversaria come se stesse dormendo, semplicemente perché correvate più di loro. È questo un punto di forza per le prossime gare o rischia magari di affaticare fisicamente e di creare poi quei momenti di vuoto? No, comunque penso che dobbiamo evitare questi alti e bassi, nel senso che durante la partita ci sono stati dei picchi di intensità importanti e allo stesso tempo dei cali. Dovremmo riuscire a trovare uno standard minimo su tutti i 40 minuti che ci permetta poi, anche con l'allenamento, di mantenere comunque una fisicità tale da mettere in difficoltà gli avversari, perché nel momento in cui riusciamo ad andare a rimbalzo bene o comunque a difendere forze, ad aiutarci, siamo andati avanti senza problemi. Dobbiamo lavorare anche per recuperare comunque le persone che stanno fatte male, dobbiamo ancora ingranare con i sistemi del nuovo coach che stiamo lavorando, non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, quindi sicuramente col tempo, nel momento in cui avremo mnemonizzato tutto quanto, potremo far meglio.